Questo è un video ufficiale. Io sottoscritta, Vaxl 2007, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, e non ridiamo, dichiaro ufficialmente costituito il club del campioncino. Chi può partecipare a questo club? Naturalmente iscrivendosi qui sotto. Vi hanno detto che avevano solo campioncini da uomo? Vi hanno detto che erano finiti i campioncini e dovevano arrivare? Vi hanno detto di ripassare? Vi hanno detto che i campioncini sono stati rubati dagli alieni durante la notte? Ecco, voi potete far parte del club del campioncino, un club assolutamente pacifico dove vigono tre regole. Prima regola, è vietato parlare del club del campioncino. Seconda regola, è vietato assolutamente parlare del club del campioncino. Terza regola, rompete le scatole, che sarebbe ogni volta che andrete in profumeria, che andrete da qualsiasi parte, in qualsiasi tipo di profumeria, rompete le scatole. Penso che mi farò una maglietta con scritto voglio i campioncini e la metterò quando andrò in profumeria. Comunque ragazze, bisogna farsi sentire. Allora, noi siamo pacifiche, carine e coccolose tutte quante, o tutti quanti comunque, però i campioncini sono un diritto e adesso noi ce lo prendiamo, questo diritto. Naturalmente tendo a specificare, noi non ce l'abbiamo con le commesse in quanto donne. Noi ce l'abbiamo con la scarsa professionalità di talune persone che pensano di... Non voglio essere... No, non voglio essere cattiva. Quindi alcune persone pensano che noi siamo stupide. Non siamo stupide. Questo club è semiserio, però ragazze... Naturalmente la prima iscritta sono io in quanto fondatrice, ma penso che per merito sarei comunque la prima iscritta, perché davvero me ne sono successe di ogni, cioè avrei fatto prima a comprare una macchina con i cosmetici che ho comprato in questi anni. Va bene, ragazze, io vi saluto, se vi volete iscrivere qui sotto, lasciate un commento. Naturalmente lasciateci anche le vostre esperienze. Ah, ragazze, mi devo trovare una segreteria. Madonna mia, a me l'estate sta dando la testa. No, comunque, sì, dovrò trovare anche una segretaria, un vicepresidente, non lo so. Ci saranno delle cariche, qualcuno verrà insignito. Comunque, grazie ragazze, un bacio.